Buongiorno e buona domenica. Quindi buona domenica 20 settembre. E buona domenica, insomma. Buongiorno e buona domenica, perché in realtà sono le 10, sono 10:40 minuti, però è iniziata molto molto prima la mia domenica e il mio buongiorno. Iniziata verso le 9, molto prima, ora non è che voglio dire, però insomma verso le 9 e prima cosa da mangiare alle 2 iene, poi la Leo ovviamente che è più grande, quindi è più pacata e niente, poi abbiamo fatto colazione io e Marco, poi l'ho preparato perché Marco doveva correre via al lavoro. E poi ho sistemato bene la Leo e insomma una guardatina su Insta e poi sono qui, ecco. Ovviamente il Grande Fratello è già acceso, è qua davanti ai miei occhi. Ho abbassato leggermente il volume perché io non so voi, ma l'audio del Grande Fratello, cioè che okay, io sono diventata un attimino sorda ben bene, o comunque l'audio del Grande Fratello, ma non solo riferito a quest'anno qua, è un po', cioè nel senso che allora durante la pubblicità va a livelli alti, ma normalmente, insomma, capisco bene che le telecamere una cosa e l'altra, e magari i singoli microfoni dei singoli concorrenti, comunque sia un po' difficile che poi raggiunga dei livelli così tanto perfetti, voglio dire, e di audio bello. Avete capito? Quindi io lo tendo ad alzare il volume, poi durante la pubblicità scoppia, sembra che scoppia la televisione perché ovviamente alzano secondo me, oppure il volume della pubblicità, oppure l'audio della pubblicità è effettivamente migliore. E insomma, vabbè, ho detto adesso mentre parlo con loro lo abbasso perché sennò poi salta la pubblicità e cioè, scoppia tutto. Questo perché sono andata a parlare dell'audio del Grande Fratello? Ah, ecco, no, perché se sentite il sibilio sono i bimbi del Grande Fratello che parlano. Comunque, appunto, routine da quando c'è il Grande Fratello al mattino, appena scendo giù al piano di sotto, è attaccare la televisione con il Grande Fratello. E quindi niente, questa è una nuova routine, un nuovo inizio, il 20 di settembre, insomma ormai è una settimana che c'è il Grande Fratello e questo l'abbiamo appurato, ve l'avrò detto in tutte le lingue, in tutte le salse, in tutte le maniere. Però se qualcuno di voi ancora non lo sapesse, c'è il Grande Fratello da una settimana. Ok. Quindi questa è una nuova routine, invece di ascoltare la musica, invece di fare un'altra cosa, la mia, diciamo, il mio svago, la mia, come si può dire, la mia, il mio svago, sì, la mia compagnia, ok, in casa, è il Grande Fratello. Poi 20 settembre, allora il 20 settembre è per quello anche che ho deciso di vloggare oggi. Il 20 settembre, forse ve l'ho già detto anche nella diretta, nella live sotto l'ombrellone, segna un po', no, nel frattempo controllo il piccoletto, segna un po' un traguardo, segna un po' un arrivo, segna un po' un change, un cambiamento, una fine di qualcosa e un inizio comunque consecutivo di un'altra cosa, comunque di un altro periodo. Segna la fine della stagione balneare nel Lido, quindi nello stabilimento dove andiamo io e Marco e mamma e insomma e papà. E oggi è l'ultimo giorno, sarà, quindi bisogna togliere tutto, inizieranno a sbaraccare da questa sera. Da questa sera o domani mattina, insomma, non lo so quando sbaraccheranno. Comunque, noi è l'ultimo giorno che andiamo. Per me, ovviamente, non, spero che non sarà comunque la fine di tutto, cioè, comunque, la fine di tutto intendo la fine del mare. Perché se il tempo lo permette, sapete bene che io fino a novembre tento, provo ad andare, ma comunque sia quando chiudono lo stabilimento c'è comunque un cambiamento, c'è comunque un fine di qualcosa, un inizio di un altro qualcosa. Comunque sia anche dal punto di vista meteorologico, a parte che è tutto coperto oggi, ma preannunciavano comunque l'ultimo giorno d'estate, comunque preannunciavano l'ultima domenica di caldo, cioè comunque è in previsione, tra virgolette, anche un cambiamento meteorologico. Ora che poi ci azzeccano o non ci azzeccano, questo è un altro discorso e non, cioè, in realtà non mi interessa, nel senso perché
Tanto prima o poi ci sarà questo cambiamento e non possiamo farci niente, dobbiamo accettare la situazione. Io spero che il tempo, il meteo ci regali ancora delle piacevoli giornate, però voglio dire, se così sarà, si faranno delle passeggiate, se così sarà, insomma, si faranno altre cose. Quindi, in un certo senso, anche se io desidero che un po', la situazione rimanga per approfittare ancora un po' di fare qualche bagno e di starmene comunque al sole, nelle ore centrali. Comunque sia, a me anche un po' il cambiamento piace, cioè nel senso, capito l'idea di fare comunque qualcosa di diverso. In più c'è anche comunque il nannetto nuovo, quindi insomma ho anche il desiderio di fare tante cose, non solo con Rocco, ma anche di provare tante cose anche con il nannetto. Quindi nel senso è tutto un po' un insieme di cose. Poi comunque sia, appunto, Rocco, anche il nannetto comunque, so, tutti i cani in generale soffrono molto il caldo, quindi sono anche contenta per loro, che magari tirano un po' un sospiro di sollievo, e nel senso vederli comunque più tranquilli e rilassati, perché effettivamente d'estate, quando c'è il caldo, sono un po' più apatici e sono un po' più così con le quattro zampe a ranocchia, cioè nel senso così sul pavimento che è fresco, ma sono un po' più apatici, nel senso perché soffrono molto il caldo. Ma che dire, lasciamo perdere tutti questi discorsi meteorologici, che tanto possiamo farci ben poco, e godiamoci quest'ultimo, non so perché dire quest'ultimo, comunque questo giorno, godiamoci questo 20 settembre. Ma stavo pensando, l'inizio dell'autunno quando è? Domica domani? No, dite che è domani, cerchiamolo, perché può darsi che hanno detto l'ultimo giorno d'estate, anche non solo perché cambia, ma anche perché domani è all'inizio dell'autunno. Lo sapete che no, lo so quando ce l'ho, quando capita. Aspettate che lo cerchiamo, eh. Inizio autunno. Sì, cioè il 22 qua mi segna. Quindi martedì. Quindi anche per quello forse che dicono la fine dell'estate. Cioè non solo perché magari hanno previsto questa settimana acqua, perché no, in realtà è vero, hanno previsto anche addirittura da oggi pomeriggio previsione di temporali e acquazzoni, però probabilmente lo dicono anche in concomitanza perché appunto generalmente siamo abituati che cambia il 21, quindi domani. In realtà sul web mi dicono martedì 22, sapete che a volte, magari anche per il fatto che magari è bisestile, boh, non lo so, comunque mi segna martedì 22. Comunque diciamo sempre tra il 21 e il 22 e così non facciamo caos. Comunque c'è proprio l'inizio dell'autunno, c'è proprio l'inizio dell'autunno, e che dire ragazzi, l'inizio dell'autunno, fall routine, quindi autumn routine in Levanto, in Liguria, in Italy. Ragazzi, ma abbiamo bevuto il cappuccino con, adesso perché ve lo sto dicendo, no, perché mi è venuto così, perché in realtà stavo pensando che ho ancora fame. Comunque il cappuccino, stavo dicendo, perché ho bevuto il cappuccino, che magari è anche un po' più riempitivo rispetto al caffè. Comunque abbiamo bevuto il cappuccino con il Buondì al cioccolato, che allora ve l'avevo detto nell'ultima spesa, perché poi Marco non l'ha più fatta la spesa. Nell'ultima spesa che vi ho raccontato nel video, che appunto c'era l'offerta dei Buondì al cioccolato, quindi ne ha preso due pacchi, perché ci piacciono a tutte e due, sono molto buoni, e poi ha assaggiato la novità di quelli con all'interno cioccolato fuori e interno crema del Madagascar, che sono buoni, ma a me preferisco, non si può sentire, ma io preferisco quelli al cioccolato, 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 cioccolato. Ok, però insomma, allora, è stato un delirio perché è venuto ancora, è rimasto ancora questo caldo che forse era anche più del normale rispetto comunque a settembre, e rispetto anche all'estate che ha fatto, comunque ho dormito più in questi ultimi giorni con la finestra aperta, avevo un caldo maiale rispetto addirittura a tutta l'estate. Comunque, a prescindere da quello, ecco, cioè nel senso, allora, abbiamo fatto una fatica a mangiare, dobbiamo ancora finire, ce ne sono due o tre, ma abbiamo fatto una fatica immane a mangiare questo Buondì perché si scioglieva tutto nella carta, nella sua plastichina.
E poi io quindi a leccare sta plastichina, insomma, mi impacciugavo tutto, ma non gliel'ho data vinta. Potevo mettere nel frigo, ma la cioccolata sì che la metto nel frigo, ma avendo appunto il Bondi, non sapevo nel frigo poi come poteva. Quindi mi sono impacciugata, però me la sono poppata lo stesso. Cioè, non è che ne ho lasciato tanta nell'incarto, ecco, di cioccolato, perché mi rompeva la cosa. Comunque, adesso vi ho detto anche tutto, che mi sono impacciugata con i Bondi, ma ne ho ancora due. Comunque, appunto, vi volevo dire che non solo con l'impacciugamento di cioccolato nell'incarto, ma anche che stanno finendo i Bondi, quindi ho solo più un pacchetto rimanente di Fiesta. Quindi devo mandarlo a fare la spesa, farò una bella lista come vuole lui, bella, precisa, perché io e mia madre le liste precise della spesa non le facciamo, ci dimentichiamo sempre qualcosa, poi lui si incazza giustamente. Quindi cercherò di redigere una lista come vuole Marchetto mio, e così che all'inizio settimana la fa, anche perché mi sembra di aver capito che ha dei buoni sconto, quindi è giusto approfittarne quando ci sono, cioè voglio dire, bisogna anzi proprio farlo e andare a prendere insomma quello che ci manca di più nella scorta alimentare. Quindi magari se vi va vi farò un altro svuota della mia spesa, insomma qualcosa del genere. Poi vediamo un po' di farmi, perché questo video qua è un aggiornamento appunto della mia situazione attuale, chiamiamola così, cioè della mia situazione attuale, sì, un aggiornamento, tutte le cose che insomma magari mi scappano di dirvi poi in un vlog normale, che ho voglia di iniziare di nuovo a fare un vlog normale che parta, ma ve l'ho già detto, cioè nel senso proprio dal buongiorno, dalla cosa così, perché appunto adesso io ve l'ho detto il buongiorno, ma alle 11, cioè non sono ancora le 11, però insomma ci stiamo avvicinando, io invece voglio proprio farlo appena apro gli occhi, di accendere la telecamera e quindi insomma così, però cioè, di nuovo è partito tardi e quindi farò, cioè, appunto sto facendo un video aggiornamento del cavolo, ma ci vuole anche quello. Tra i miei video di aggiornamento, non so voi, però appunto essendo stato ancora caldo, non ho ancora iniziato a fare il cambio della stagione, ma visto che appunto hanno messo un po' di brutto tempo questa settimana, vorrei approfittarne magari al mattino di mettere un po' a posto, iniziare un po' a togliere le cose prettamente estive, però appunto per il momento sono servite. L'unica cosa che avevo inserito nei sacchetti, ma sono ancora lì, sono i pigiamini corti, che in realtà appunto in quest'ultimo periodo mi sarebbero serviti, ma li ho lasciati direttamente nei sacchetti belli lavati e puliti, e mi ho dormito con le mutande e la maglietta, nel senso, perché avevo caldo. Però adesso diciamo che sarebbe la cosa giusta di iniziare a metterle via, di mettere via anche la gran parte dei costumi, cioè cosa non è che voglio dire i costumi, non tutti, però insomma la gran parte, di iniziare a sistemarli e almeno i vestiti con le spalline di togliere, cioè nel senso di lasciare comunque gli shorts, le minigonne, insomma di lasciare le gonnine, qualche cosa, i vestiti con la mezza manica, però di togliere proprio quelli nudi dietro la schiena, insomma. Insomma, che fa magari un po' più freddino. Alla sera continua a fare sempre buio prima, ma iniziano dei tramonti bellissimi. Ieri sera eravamo in spiaggia con amici e insomma siamo rimasti praticamente fino al tramonto e aveva dei colori. Non sono riuscita a fare foto appunto perché stavo parlando, cioè l'ho visto con la coda dell'occhio il tramonto, perché era impossibile non accorgersi dei colori che aveva quel sole con quei riflessi sul mare ieri sera, ma non ho fatto foto, appunto, non ho ripreso niente, ma veramente l'ho guardato con gli occhi, perché era una cosa veramente fuori dal normale. Cioè, secondo me adesso iniziano proprio degli spettacoli proprio per la vista, per il cuore, cioè nel senso, cioè raggiunge dei colori che ogni giorno poi cambia, ogni giorno è diverso, non è mai uguale. E sì, sempre di un tramonto si parla, però insomma dà sempre delle emozioni completamente diverse e bellissime. Quindi niente, appunto inizia questo bel periodo dei tramonti, ma viene sempre buio prima, cioè nel senso che io continuo ad arrivare prima dalla Leuca in terrazza
E comunque mi accorgo sempre che anche se arrivo prima è sempre, cioè nel senso sta già diventando buio. Quindi questa cosa un pochettino mi dispiace, ma inizia appunto questo periodo qui, quindi insomma cercheremo di mangiare anche un po' prima la sera, di fare un po' tutte queste cose un po' prima la sera. Infatti ho notato che anche appunto non solo la Leo la sistemo prima la sera, ma anche i cagnolini comunque mangiano leggermente prima, come del resto noi, cioè nel senso mangiamo un po' prima, perché comunque io cerco di accomunare tutta la sacra famiglia, cioè nel senso quando inizio a cambiare le cose io, comunque le cambiano bene o male un po' tutti i componenti, quindi a ruota. Cerchiamo di adeguarci tutti ai cambiamenti circostanti e fondamentali comunque che dettano poi le nostre giornate. Niente, sì, oggi è tutto coperto, ma cioè, comunque la temperatura è ancora calda, quindi nel senso ce la godiamo e via di seguito. Continuo a usare il monopattino per spostarmi e vi dico la verità che, a parte che ve l'ho sempre detto che lo reputo un mezzo di trasporto molto pratico per dove vivo, tanto è vero che appunto se ne vedono sempre di più nel mio paese e con ragione, perché ripeto, per dirlo io che è molto comodo per gli spostamenti. Quindi vuol dire che, ecco, cioè, nel senso che lo è veramente, anche perché io sono magari più impedita rispetto a un altro, ma per trovarlo comodo io vuol dire che, cioè, nel senso che è comodo veramente. E soprattutto anche da quando c'ho il nanetto, Rocco, lo avete sempre saputo che va e si diverte, soprattutto quando è caldo, proprio mi chiede lui di andare a un bicicletta o un monopattino, nel senso da sempre. Ma anche il nanetto comunque vedo che è più, sta più bravo comunque in borsina se prendiamo il monopattino, perché se no camminando e vedendo appunto Rocco per terra che cammina, lui si rompe e vorrebbe scendere anche lui. Quindi niente, volevo dirvi che continuo a usare il monopattino e che tra l'altro volevo che Marco mi riprendesse un pochettino, perché ovviamente io con due cani e il monopattino non riesco assolutamente a riprendermi, perché finirei contro un muro o una macchina o qualcosa immediatamente. Però volevo appunto farvi vedere la cosa perché è molto buffa, cioè nel senso ma ho bisogno appunto che Marchetto mio mi riprenda e volevo farvelo vedere, non so, anche in una storia, in un mini clip, cioè comunque neanche in una mini clip, non è che voglio dire, però volevo farvelo vedere perché è molto bello l'idea che io comunque vado con i miei due cuccioli sul monopattino. Però a parte il fatto che è bello, cioè che io va bene, nel senso sono contenta così per l'idea, ma vi ripeto, la cosa fondamentale è che è molto pratico perché non c'è niente da fare, è molto pratico. Ora poi io solitamente, a differenza di Marco lo continuo a usare anche in inverno, a meno che proprio non diluvi. Io ecco, poi quando viene proprio l'inverno, eccetera, io preferisco fare la passeggiata col cane. Per me e per lui, però nel senso per ora continuo ad usarlo, quindi siccome appunto lo sto ancora usando, mi piacerebbe appunto farvi vedere come scorazziamo felici sulla strada io, Rocco e Bruno. Poi che altre cose dirvi, non ho idea di altre cose da dirvi. Le live, allora la live di ieri è stata quella sotto l'ombrellone e oggi non lo so se riuscirò a fare una live, anche perché sono arrivate, già ieri me ne sono accorta, ma eravamo già in live, però nel senso giustamente sono arrivate tante persone. Tanti turisti, chiamiamoli così, nel senso comunque tanti clienti dello stabilimento, per diciamo l'ultimo weekend al mare, l'ultima volta nello stabilimento, oppure sono venute per prendere la roba, per farsi un bagno, non lo so. Comunque sono venute molte persone, ecco quello, quindi non so se oggi riuscirò a fare la live, ma sotto l'ombrellone. Comunque, la cosa che volevo invece dirvi è che le live io vorrei continuarle a fare con voi, sempre che vi faccia piacere, ovviamente, ma troverò comunque, vorrei trovare appunto un'altra, non scusa, come si può dire, un'altra,
Vabbè, sicuramente un'altra location, cioè nel senso che sia il mare, che sia un'altra cosa, non sarà più sotto l'ombrellone, però comunque un'altra denominazione, ecco, che poi diventi una routine per l'autunno, comunque barra inverno, delle live. E sto ancora pensando quindi a questa cosa, a questa nuova denominazione per chiamare le live autunnali o anche invernali, non lo so, che appunto prendano il posto delle live sotto l'ombrellone. E quindi ora ci sto pensando. Fatemi però sapere anche voi, magari nei commenti, se vi va, se vi viene in mente qualche cosa o se vi piacerebbe comunque un orario particolare o un momento particolare per disquisire, parlare con me. Per prendere un po' come una sorta di routine delle live, tipo, non lo so, sotto l'ombrellone l'ho fatta più o meno al momento del caffè, insomma, quando io prendo il caffè tra le 2, 2 e mezza. E comunque vedevo che mi tornava bene. Poi è anche vero che se io un giorno facevo la live in un altro momento e vi facevo la live sorpresa, va bene lo stesso. Però diciamo che la maggior parte delle live che ho concentrato quest'estate erano le live sotto l'ombrellone, più o meno intorno alle 2:30 del pomeriggio. Quindi fatemi sapere voi, magari tra i vostri impegni, tra i vostri orari, insomma, le vostre cose, quando vi potrebbe andare idealmente bene, sempre se vi va, un'idea di live, in che momento della giornata e comunque come potremmo chiamarla, cioè nel senso, avete capito? Cioè live. Non lo so, cioè avete proprio, cioè io proprio sono, non ho ancora ipotizzato la cosa, perché sapete che a me poi programmare qualcosa mi urta, quindi non so neanche io, datemi qualche idea, se no io farò le mie cose sempre a caso, come mia consuetudine, come mia consuetudine, sì. Allora, qualcuno di voi giustamente, vedete che poi passo da una cosa all'altra, comunque mi vengono le cose così a random, è anche per quello che appunto faccio questi video, perché mi vengono le cose così a random, ma che però vi devo dire. Qualcuno di voi mi ha ricordato, ma comunque lo sapevo già io di mio, di aggiornare appunto non solo lo stato di famiglia con l'inchiostro, quindi con i tatuaggi. Ma giustamente mi ha ricordato i bamboli, cosa che io mi ero già ricordata, ma non so cosa fare, cioè nel senso che onestamente io è tanto che ho preso questo bracciale, quindi in realtà non so, appunto anche questa cosa qua magari fatemela sapere, nel senso che non so se, cioè io sono andata anche sul sito, no? Cioè devo capito che devo prendere un altro ciondolino appunto. Che sia che ipotizzi Bruno, no? E lo devo inserire nel bracciale, però ovviamente mi si allargherà, cioè, il bracciale, e comunque sia, cioè, non so, ad esempio, se andare nello stesso posto dove l'ho preso, perché non so manco più se tiene ancora i bamboli, però insomma, chiedere lecito, rispondere cortesia, o cioè, non so cosa fare perché ordinarlo direttamente sul sito dei bamboli, poi però come faccio a inserirlo, cioè, nel senso, avete capito? E poi comunque ci sarebbe l'incisione, non so se online la fanno, cioè, mi conviene, io ho pensato che mi conviene andare a chiederlo direttamente appunto alla gioielleria. Qui dove l'ho comprato e chiedere se appunto tiene ancora i bamboli e se appunto possiamo aggiungere Brunello di Montalcino. Altrimenti, se per caso non lo so, perché sapete che a volte tendono, poi non, cioè, non è detto che tengono sempre gli stessi brand. Al limite, se non tenesse più i bamboli, vedrò cosa poter fare, insomma, cioè non lo so, comunque vi dico la verità che devo fare questa cosa qua, ma in primis mi premeva, insomma, i tatuaggi, nel senso, poi il bambolo adesso può un attimino anche aspettare, però è una cosa che comunque voglio fare, ecco, però me lo sentivo più, insomma, mi sentivo più l'urgenza, tra virgolette, del tatuaggio. Ecco, il bambolo so che lo devo fare, ma adesso posso anche aspettare un attimino, nel senso perché
cioè nel senso ora non vuol dire niente, però vi dico la verità, che per il fatto del tatuaggio avevo un'enorme urgenza di farlo, cioè nel senso mi sentivo incompleta, mi sentivo, adesso è una cretinata, qualcuno di voi mi può dire che veramente, ma tanto non me ne frega niente, ma vi dico veramente come stavo vivendo la cosa, nel senso che alla fine non sarà neanche un mese che Merdina è con noi, ma mi sentivo incompleta, ve lo giuro, cioè mi sentivo che mi mancava qualcosa e adesso invece sono proprio in pace con me stessa, nel senso avendo aggiornato insomma la mia situazione d'inchiostro, sono molto più serena, cioè mi sento a posto, cioè quindi in pace con la situazione. Sarà una cosa stupida, ma ecco, mi sentivo in difetto, mi sentivo in difetto come se, appunto, come se mancasse qualcosa e come se, avete capito? Ecco, insomma, così nel senso, mi sentivo in difetto, cosa volete che vi dica? E invece adesso sono a posto e ok. E sono felice! Comunque stanno guarendo, cioè praticamente benissimo, stanno proprio, cioè non li faccio manco più, nel senso, in realtà ci ho fatto il bagno, sono andata in spiaggia, ci ho fatto la mia vita normale, che non si dovrebbe, però nel senso, ormai lo so che bene o male, la mia pelle, insomma, facendoci le corna, reagisce abbastanza bene ai tatuaggi, quindi stanno guarendo benissimo e cioè nel senso sono troppo contenta, troppo felice, troppo, 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 troppo. E niente, poi altre cose che vi devo dire, non so, non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più. Ora che comunque Brunello insomma, si è un pochettino ambientata a noi, l'abbiamo anche abituata a stare comunque con Rocco anche in ufficio, cioè nel senso per Bruno è molto semplice perché se c'è Rocco a lui va bene tutto. E comunque per Rocco sta diventando semplice anche per lui, nel senso perché si sta abituando alla sua presenza. Ogni giorno di più fanno dei progressi insieme, quindi Bruno da parte sua è leggermente più calmo, nonostante sempre un cucciolo, e comunque cerca un attimino di rallentare il suo entusiasmo. Da parte di Rocco invece cerca di capire comunque il suo entusiasmo di cucciolo e cerca di essere leggermente più paziente come diciamo fratello maggiore nei confronti del piccoletto. Quindi insomma sono un amore immenso insieme e insegnano tantissimo perché comunque vedi proprio come senza dirgli niente gli animali poi alla fine riescano a trovare il loro modo di interagire, il loro modo di capirsi, comprendersi, insomma, sono un amore veramente, cioè che ragazzi, cosa vi posso dire? Io sono veramente cotta di entrambi. Rocco mi sta dando delle certezze e delle conferme che comunque già dentro di me avevo. Rocco è di una bontà, di un amore che nel senso non è proprio misurabile. È amore proprio amore con la maiuscola, ma verso di noi, verso il cucciolo, verso tutti. Cioè nel senso è proprio buono lui. Non lo so, Brunello, Brunetto lì, Brunello, Merdina, insomma, è cucciolo ancora, quindi non gli si può dire, però è abbastanza tremendino e furbacchione. Però spero che possa prendere un po' di bontà, insomma, d'animo di Rocco e vabbè, comunque, insomma, nella vita tutti, se uno è un po' più tremendo, l'altro deve essere un po' più paziente e viceversa, cioè nel senso spero che comunque riescano sempre a mantenere un approccio comunque di equilibrio e insomma normale, nel senso da poter convivere. Non mi aspetto e non pretendo che diventano insomma che diventino una cosa sola, ecco, però nel senso che riescono a convivere. La Leo sto cercando invece di prenderla un attimino un po' più in maniera pacata perché è un po' più difficile. Dal punto di vista che stavo appunto vedendo, considerando la situazione che stavano migliorando i due cani, non ho voluto inserire
nuovamente la leo dentro la socializzazione, quindi sto cercando di, allora, ho visto appunto dei progressi tra i cani, di lasciare un attimino loro due continuare il loro rapporto per poi inserire nuovamente la Leo, cioè, ma comunque l'avevo già pensato di fare a piccoli passi, specialmente perché appunto essendo proprio diversa la Leo in tutto, ha bisogno di molto più tempo per lei stessa, ma soprattutto anche per il nanetto, perché rischiamo veramente di farlo fuori, cioè nel senso, quindi no. Soprattutto anche perché la Leo è nel cambio delle piumette adesso, perché è già un po' in realtà che è iniziato, comunque con questo cambio di clima che è diventato di nuovo caldo, eccetera, eccetera, cioè le sue piumette sono in confusione e quindi è nel cambio, quindi è leggermente più nervosa nel senso di suo, appunto, normalmente, appunto per questo cambio che lei comunque fa come tutti i pappagalli, e quindi anche per quello allora aspetto un pochettino perché non, secondo me non è il momento proprio perfetto. Se però questa settimana sarà brutto tempo, quindi per forza di cose staremo comunque tutti più negli stessi ambienti, allora magari cercherò di provarci di nuovo lentamente, o se no comunque fortunatamente ho la casa abbastanza grande e cercherò di dividere un pochettino gli ambienti, nel senso che tipo se i cani sono in sala magari la Leo la metto nella sala da pranzo o viceversa, insomma cerco di dividere un pochettino gli ambienti in questa maniera, qualcosa farò. Niente, penso che sia anche cresciuto e si sia un po' allungato. Io lo vedo anche dalla codina, Bruno, tanto per parlarvi di Bruno. Bruno si sia allungato. Ora domani chiameremo, che domani appunto è lunedì, chiameremo la veterinaria per prendere l'appuntamento innanzitutto per finire la vaccinazione, che dovrebbe essere comunque all'inizio di ottobre. E niente, e poi comunque sono anche curiosa di pesarlo, perché sì, lo possiamo pesare anche noi a casa, ma ovviamente mi fido più della bilancia comunque e di quello che ci dice comunque la veterinaria, ma a occhio io e mamma ci siamo già accorti che comunque ha preso sia peso che anche comunque si sia anche allungato, e poi ripeto è molto visibile dalla codina, perché prima era proprio corta corta, poi invece sembra in un batter d'occhio, ma si è allungata sta coda, quindi nel senso, secondo me sta crescendo. E niente, però voglio la conferma appunto del dottore. Altre cose da dirvi, altre cose da dire. Comunque vi stavo dicendo che appunto si sono abituati benissimo entrambi, appunto, vabbè, Rocco lo era già prima, ma insieme comunque a stare sia in ufficio che dalla mamma e dal papà. Quindi insomma, io e Marco abbiamo fatto anche lì piccoli passi di bimbo per abituarli comunque a sempre la presenza ovviamente di qualcuno di famiglia, ma non necessariamente la nostra, quindi con la scusa del mare nell'ora di pranzo appunto stavano con la mamma e il papà, anche perché appunto era caldo. Poi abbiamo iniziato che prima andavo io a prenderli, poi abbiamo iniziato che andava Marco e quindi li portava un pochettino in ufficio, poi abbiamo iniziato che stavo io in ufficio con loro, insomma in questa maniera qua abbiamo un po' preso via via il nostro tram tram comunque delle nostre giornate, e li abbiamo anche inseriti insieme appunto per quanto riguarda l'abitudine lavorativa, quindi del nostro ufficio. Quindi in questa maniera qua io posso anche, adesso oggi no che è domenica, però tipo da domani posso anche comunque scendere giù anch'io in ufficio al mattino, perché comunque sia Rocco che Bruno insieme si mettono lì, ormai hanno capito e fanno la nanna. Stanno lì belli beati, giocano, parlano, si raccontano, non lo so, quella dell'uva, però comunque stanno in ufficio belli bravi, senza piangere, senza niente. Hanno la telecamera anche lì in ufficio, quindi nel senso, cioè, ovviamente sono controllati, poi io sono lì, o cioè sono io, c'è cioè Marco, però comunque posso provare, non che la cosa mi
faccia un piacere enorme, ma sono contenta di abituarli in questa maniera qua, e che posso così in caso andare a lavorare, nel senso, e stare comunque in ufficio, ma non sono contenta di andare in ufficio, cioè non è che io adesso, ecco, però cosa stai facendo? Guarda che ti viene addosso, Bruno. No, Bruno, no. Però nel senso sono contenta di averli abituati anche a stare in ufficio insieme. Ok, che dire? Oggi qui da noi si vota oggi e domani mattina. Bruno, vieni un po' qua a salutare le bimbe. Adesso ve lo prendo e è sulla scala. Quindi si vota da noi oggi, appunto, e domani mattina. Non so, anche se da voi, insomma, fatemi sapere se voi avete il voto, cioè, non lo so, se si vuota da tutte le parti, non ve lo so dire in questa. Sì, cosa c'hai? Adesso andiamo da Bruno, cosa c'è Bruno? Hai qualcosa da dire? Bacina la mamma, bravo, 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 amore, bacina la mamma, bravo, ma bravo, bacina la mamma, bravo, bacina la mamma, bravo, Bruno, bravo, bacina la mamma, bravo, bacina la mamma, sempre tanti bacini alla mamma, sempre tanti bacini, mai abbastanza bacini, ancora bacini, grazie, bacini, Bruno, ancora bacini, ancora bacini, grazie, 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 ancora Bruno, ti sei già stancato? Oh, bacini. Allora, vi volevo dire, tra le altre cose, tra questi bacini, che ecco, allora mi sono ieri sera, prima di dormire sul divano, mentre stavo guardando il Grande Fratello, ecco, vedete, Bruno, fa un po' vedere a mamma, mi sono fatta un rasta, cioè, ma io non l'ho fatto, come si può dire, in modo volontario, me lo sono, cioè, io sapete quel vizio tremendo di arrotolarmi i capelli, poi di strapparmeli perché mi si formano i nodi, cioè, li formo proprio io i nodi, ecco, insomma, io adesso, vedete, ho fatto un simile rasta, però vi giuro che ha la consistenza, cioè nel senso del rasta, e in fondo guardate, ci ho proprio fatto, avete capito? Cioè, per capire, ho proprio fatto un rasta. Ora io non riesco a slegare sto coso e quindi dovrò tagliare tutta la ciocca, cioè avete capito? Lo vedete? Cioè, ovviamente non è fatto bene perché non, però è proprio un ammasso di capelli arrotolati, simili comunque tubolari, e in fondo vedete, cioè io devo tagliare tutta la ciocca, cioè l'assessora comunque l'ho lasciato lì perché va bene, e sto cane ciuccia i capelli, cioè io non so perché Rocco non ha mai avuto il vizio di ciucciare i capelli, questo li ciuccia, se li prende, se li tira, basta, bacina la mamma, no, questo se li prende, se li ciuccia e non tiracchiarli, se li prende, se li ciuccia. Si prende, si ricciuccia. Bruno? Bruno? Oh, Bruno? Bacina la mamma? Bacini qua la mamma? Bravo, bacini. Ma sei arido di bacini. Ciuccia i capelli, li prende, li strappa con le unghiette, li ciuccia. Io non capisco, Bruno. Me li strappo già abbastanza io. Cioè, cerchiamo. Niente, niente da fare. Andiamo un po' a vedere. Andiamo a vedere dove è Rocco. No, su, dai, che vado a vedere. E mollameli. Vado a vedere dove è Rocco. Guardate il mio rasta. Lo vedete? Cioè, io qua devo strappare tutta la ciocca. Ma non so, tra l'altro, cioè, vedete, io ho i capelli molto fini, sapete quanti ce n'è qua dentro?
Ma perché faccio queste cose? Andiamo a vedere dove è Rocco. Dov'è l'amore mio? Rocco, eccolo lì. Amore, sei dalla finestra. Sei dalla finestra. E arrivo, sono da Rocco. Batuffolo della mia vita. Ti stai prendendo il fresco? Bello tranquillo e pacato. Bravo, amore mio, bravo. Vedete, è lì dalla finestra, vicino al Teddy, è in mezzo ai due Teddy. Tu cosa vuoi? Vai da Rocco, vai a fare le coccole a Rocco, piano però. Ho detto piano, Bruno. Al giorno tendono a rincorrersi di più, alla sera stanno più tranquilli e più coccolosi. Al mattino sono più nella loro indole. Che c'è, Bruno? Che sonno che hai, batuffolo mio, che sonno che hai. Vieni vicino alla tua mamma, vieni. Vieni vicino alla tua mamma. E quell'altro piange. Vieni vicino alla tua mamma, vieni. Che sei l'amore mio. Che sei l'amore mio. E sei l'amore mio, te? E sei l'amore della mamma? Oh sì, amore, sei il mio amore grande, sì. Sei il mio amore grande. E sei il mio amore. Te non ce la fai, Nanetta, a salire? Adesso sto facendo le coccole a Rocco. Stai giù. C'è prima Rocco. C'è prima Rocco. Se Rocco vuole le coccole, stai giù. Dov'è il culetto della mamma? Dov'è il culetto bello della mamma? Ma dov'è il culetto bello della mamma? Ranocchia, ranocchia, ranocchietta, bella la mia ranocchietta, bella. Ma guarda che ranocchio, ma guarda che ranocchio, ma guarda che ranocchio, ma guarda che ranocchio, che ranocchietto che abbiamo qui, c'abbiamo un ranocchietto, c'abbiamo un ranocchietto bianco, c'abbiamo un ranocchietto bianco, eh? Abbiamo un ranocchietto bianco! C'è già Bruno che mi sta massacrando i piedi perché vuole salire ma non ce la fa perché è nano. Se rimane così devo mettere una scaletta. Ora vediamo. Ora vediamo. Vuoi salire? Oh, vieni qua. Oh, ma sì, ma amore, fatti prendere. Ora che sei su, che fai? Tu dove vai? Sì, tu vuoi ancora le coccole. Ranocchio. Ranocchio. Eccolo l'altro, merdina. Merdina, ranocchio. Grazie.
Che c'è? Ti piace che ti gratto il culetto? Sì, e lo sa. Tanti bacini, ma tanti bacini mi dai? Grazie, amore, grazie, sei la mia vita, sei la mia vita, Rocco. Grazie, amore. Quelli sono i capelli della mamma. Forza, trottolini. Sì, vabbè, ma sembri un orso. Ma era Bruno. Vi fate male, state attenti. Eh sì, è un buffet quello, eh? Bimbi? Forza! E lo consegnami ancora, il piccoletto, che già impara poco. Perché fai la pipì lì? Oh, ma c'è la traversina! Brutto! Brutto teppista! Brutto! Brutto teppista! Brutto! Brutto teppista! Brutto! Sei brutto teppista! Merdina del cavolo! Pisciatoio! Ma guarda te! Novità di Eniflex, ecco il nuovo Rigenera Plus, sotto gli anni.